È andato a Monsignor Nunzio Galantino, vescovo di Cassano allo Ionio e segretario generale della CEI, e all'imprenditrice di Cariati, Filomena Greco, il premio Capo Spulico 2014. Il riconoscimento, che premia le personalità impegnate nella promozione della Calabria nel mondo, è giunto alla 15ª edizione. Da soli non si fa niente, quindi il vescovo da solo senza preti e senza gente come voi, che così condivide e porta avanti un certo tipo di progettualità per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, così, di interesse veramente per tutti, da solo il vescovo non fa proprio niente. Per cui ho chiesto che venisse concepito un po' come un premio che viene dato materialmente a me, ma che di fatto appartiene alla nostra comunità, alla nostra Chiesa. La cerimonia si è svolta nel centro storico di Roseto Capospulico e il sindaco Rosanna Mazzia ha sottolineato le novità proposte quest'anno dal premio. Facciamo un passetto in avanti, lo facciamo diventare un premio che sia anche un laboratorio di arte, di cultura, di musica, di arti minori, per esempio. Punteremo senz'altro sulla fotografia, sulla pittura, che anche stasera sono ben rappresentate da artisti del territorio, ma punteremo anche su arti minori cosiddette, che però hanno invece un grande pubblico e sortiscono un grande interesse.